Ciao, buongiorno. Buongiorno. Come va? Tutto bene, grazie. Di cosa hai bisogno? Volevo caricare un po' il telefono e andare sì. In bagno. Dammelo pure il telefono, ci penso io. Vengo qui alla stazione lavoro per staccare un attimo la spina, per rilassarci un attimo, perché comunque tra andare avanti e indietro è un po'... Uno vuole un attimo riposarsi, ecco, insomma. Spesso ci capita durante le nostre giornate nella stazione di lavoro di incontrare ragazze o ragazzi che hanno delle necessità molto semplici, come ad esempio ricaricare il proprio cellulare piuttosto che andare in bagno o ripararsi dalla pioggia in una giornata in cui il meteo è particolarmente avverso. Volevamo creare un rifugio perché doveva essere proprio il luogo di rifugio rispetto ai lavori che in questo periodo di pandemia sono quelli sotto pressione. Noi volevamo creare proprio una sorta di stazione della posta dei primi dell'Ottocento, dove i lavoratori si potessero rifugiare rispetto alla pressione del loro lavoro. Loro sono deboli, loro hanno il loro datore di lavoro che non è una persona, è un algoritmo. Ci rivolgiamo a rider e driver perché costituiscono il comparto di lavoratori più isolati. Un driver lavora da solo all'interno del proprio furgone, un rider lavora da solo sul suo mezzo. In entrambi i casi sono soli sulla strada. Si ritorna indietro praticamente di un secolo e mezzo, cioè quando i lavoratori erano sottoposti a orari infernali, 12-13 ore, e non potevano né mangiare né avere pause. Ecco, siamo ritornati lì. Questo posto per me ne ho bisogno, anche perché comunque sia non sapendo bene come gestirmi, anche per esempio sul fatto del lavoro, sui documenti, delle fatture, eccetera. Se qualcuno non sa come fare, insomma, può venire tranquillamente qua e farsi dare una mano. Questo posto qui è anche come un po' come un rifugio, insomma, ti senti protetto, ecco. Avrei due domande per la professoressa Albinati, però credo che Corrado voglia prima dire una cosa. Non mi ero immerso durante il filmato nella lettura di questo libro della Nadia Urbinati, della professoressa Urbinati. Pochi contro molti. Pochi contro molti. E secondo me coglie un punto che va insieme ad un altro punto che abbiamo appena sfiorato poc'anzi, e cioè la disuguaglianza.